In questo momento siamo in collegamento telefonico con il professor Claudio Moffa, studioso del Medio Oriente, presidente dell'Istituto Enrico Mattei di Alti Studi sul Vicino e Medio Oriente e docente dell'Università di Teramo. Professore, innanzitutto noi la ringraziamo per la sua gentilezza e il tempo che ci sta per rilasciare e cominciamo l'intervista di oggi con la prima domanda. Grazie, sì. Professor Moffa, Italia-Israele, si è conclusa la manovra aerea nel deserto del Negev. Se crede che ci siano preparativi per una nuova guerra? Dunque, io ho pensato a questa possibilità in relazione alla gravissima crisi finanziaria che sta coinvolgendo tutti i paesi europei e in particolare in modo drammatico il nostro paese. Perché appunto questa potrebbe essere dal punto di vista di Israele l'occasione ottima, ovviamente ottima è un termine ironico, per scatenare un'ennesima guerra in Medio Oriente. L'obiettivo prioritario potrebbe essere a questo punto quello a cui Israele già puntava nel 2006 con la guerra del Libano e successivamente con gli attacchi alla Siria, e cioè l'Iran. In subordine ci potrebbe essere un'iniziativa contro la Siria, la cui immagine internazionale nei fatti è stata sminuita dagli eventi difficili e anche tragici delle ultime settimane, degli ultimi mesi, ma potrebbe essere anche un ennesimo attacco ai palestinesi. Sicuramente questa possibilità c'è proprio perché in questo momento tutta la comunità internazionale, anche le forze sociali, le società civili, sono tutte alle prese con una crisi finanziaria che è stata scatenata peraltro da forze e gruppi di potere come il Club Bilderberg che sono contigui a Israele. Professore, sembra che di recente l'aeronautica israeliana aveva condotto anche un'altra manovra, oltre che a questa, congiunta con quella italiana, alla base NATO di Decimomannu in Sardegna, giusto? Sì, giusto, e anche quello è stata un'iniziativa grave. Aggiungerei che potrebbe darsi anche che ci sia un'ulteriore considerazione da parte dei dirigenti israeliani, e cioè che la recente sortita di Putin e la possibilità che Putin vinca le elezioni per la presidenza del 2012 inducano appunto Israele a un fatto compiuto che sarebbe gravissimo prima che la Russia riemerga sotto una guida sicura e assolutamente positiva dal punto di vista degli equilibri internazionali come quella di Putin. Quindi anche questo scenario russo, potrebbe indurre Israele al passo drammatico di una nuova aggressione. E allora si può dire che lei ritiene che l'Italia starebbe collaborando con Israele per preparare una nuova guerra nella regione, giusto? Si direbbe proprio di sì, ovviamente si può anche pensare nel caso in alcune situazioni a una questione di immagine e così via, ma il problema è che l'immagine poi alla fine trascina con sé appunto un sostegno psicologico e politico al via libera di Israele a una guerra in Medio Oriente e quindi comunque in ogni caso, qualsiasi governo agisca in questo modo, europeo e qualsiasi governo italiano sbaglia profondamente e praticamente lede i diritti dei popoli arabi e dei popoli del Medio Oriente che chiedono una pace giusta, fondata innanzitutto sulla restituzione dei territori ai palestinesi, sulla restituzione del Golan occupato dal 67 ai siriani e sul rispetto del diritto internazionale, perché per fare un esempio l'Iran ha tutto il diritto a sviluppare la propria industria nucleare in base allo stesso statuto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica e in base al semplice mero fatto che Israele detiene un arsenale atomico pauroso su cui la comunità internazionale non è mai riuscita ad intervenire
fattivamente e concretamente per un suo smantellamento. Professore, come ultima domanda, a proposito di governi italiani, come giudica l'operato dell'attuale governo italiano in merito? È un operato disastroso, perché i membri del Parlamento, i membri del governo appartengono tutti, hanno una storia di legami con i grandi club finanziari, appunto, che stanno vessando il mondo intero, che stanno in qualche modo dissanguando, in alcuni casi anche promuovendo guerre come quella contro la Libia, e quindi si tratta già per questo di un passo grave. Monti, Passera e gli altri ministri hanno tutti o quasi tutti un passato di legami profondi, professionali, con banche, col club Bilderberg, con la commissione trilaterale, cioè con quei gruppi di potere che ormai, superando la stessa categoria dell'imperialismo, che si riferiva a degli stati, che era una categoria statocentrica in qualche modo, rappresentano i punti di forza del cosiddetto mondialismo, cioè un progetto di egemonia mondiale di elite finanziarie ristrette che vogliono imporre, peraltro, il sistema bancario occidentale a tutto il mondo, Islam compreso. Non solo, ma aggiungo che questo governo è l'effetto, come hanno detto tanti altri commentatori e anche politici, di una sorta di golpe istituzionale in Italia, perché Monti fu nominato senatore a vita per poter entrare in Parlamento da Napolitano giusto un paio di giorni prima dell'investitura di Monti stesso dopo le dimissioni di Berlusconi, e perché praticamente non è un governo eletto dal popolo. Sono dei cosiddetti tecnici che in realtà non sono tecnici, ma stanno attuando una politica di dissanguamento del popolo italiano in linea con le esigenze della Banca Centrale Europea, che è un istituto privato che emette moneta, e questo è un fatto gravissimo, perché la moneta deve essere proprietà dello Stato, deve essere emessa dallo Stato, lo Stato deve avere sovranità monetaria, e quindi questo governo, anche se sta in qualche modo assumendo o arretrando per certe opposizioni parlamentari come quelle della Lega e adesso anche dell'IdV di Di Pietro, sicuramente esprime quella linea politica. Un governo quindi di profilo quasi anticostituzionale, non nominato dal popolo e con contenuti programmatici che discendono direttamente dai diktat della Banca Centrale Europea e dei grandi finanzieri privati che dominano il mondo. Professor Moffa, Radio Italia la ringrazia per il tempo dedicato a nostra disposizione. Grazie a voi.